La civiltà dei Sumeri si sviluppò intorno al 4000 avanti Cristo in Mesopotamia, in una piccola zona chiamata Sumer, ovvero paese coltivato. Il termine Mesopotamia significa invece terra in mezzo ai fiumi. La Mesopotamia è infatti situata tra i fiumi Tigri ed Eufrate. I Sumeri impararono presto a convivere con il territorio dove si erano insediati, risolvendo brillantemente i problemi di inondazioni attraverso la costruzione di argini e canali e bonificando le paludi, rendendo il terreno fertile e coltivabile, adatto soprattutto alla coltivazione di cereali come orzo e grano, lenticchie e datteri, ma anche lino e sesamo, da cui ricavavano tessuti e olio. I Sumeri furono i primi edificatori di città e le più importanti città sumere furono Ur e Uruk. Il punto più importante della città era la Ziggurat, una grandissima torre a più piani, sulla cui cima si trovava un tempio che di giorno veniva usato dai sacerdoti per le celebrazioni del culto degli dei e di notte veniva utilizzata come osservatorio astronomico. La base della Ziggurat era invece utilizzata come magazzino per conservare il cibo e le risorse della città. I Sumeri erano politeisti, adoravano molti dei nei quali identificavano le forme divine delle forze che governavano la loro vita, cercando in questo modo di addomesticarle. Per quanto politeisti, i Sumeri non erano comunque fatalisti, ovvero non affidavano semplicemente al destino la spiegazione degli eventi e svilupparono delle doti umaniste di fondamentale importanza nello sviluppo delle civiltà future. Inoltre, si distinsero per una serie di invenzioni e intuizioni che ne dimostrarono pienamente lo spirito vivace e l'intelligenza brillante e attenta.